È la prima gara della stagione fra questi rivali, potrebbero essercene ovviamente altre in futuro. Stadi tirati a lucido per questa edizione dei mondiali in Russia. Il paese era già stato protagonista in occasione delle Olimpiadi del 1980 di Mosca, quel del famoso boicottaggio americano. Sembra veramente passato un secolo da allora. Altri tempi, Pierre. Per fortuna oggi siamo qui a commentare una festa dello sport. Vedere i tifosi delle varie squadre che fraternizzano prima, durante e dopo la partita può solo far bene al calcio e allo sport in generale. Questo che vedete in grafica è lo schieramento di partenza dell'Albiceleste. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Ecco l'11 iniziale del Belgio per questo match. Il loro modulo 3-4-3 votato all'attacco. È una squadra abituata più a offendere che a difendere, con singoli in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Lionel Messi. Avanza ancora l'Argentina. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Perez. Arbitro che lascia giocare, norma del vantaggio per gli argentini. Messi. Possibilità per Messi, attenzione. Non la blocca. Buona triangolazione. Attenzione a Messi. Occhio al Kun. Prova Di Maria. Può essere il gol del vantaggio. Pericolo, palla in gioco. Hanno metri a disposizione. Lukaku. Meunier. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Perez. Agüero. Mercado. Attenzione a Dybala. Continua la fitta rete di passaggio. Messi. Perez. Prova dalla distanza. Ha cercato la rete dalla distanza, ma insomma qualcosa non ha funzionato. Ma magari ha preso una zolla o forse la palla gli è rimbalzata male, non ho capito. Fatto sta che ha mancato il bersaglio di parecchio. Fellaini. Buono il recupero, possono ricominciare. Occhio al Kun Agüero. Agüero. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Perez. Ottimo il dive vai. Marcos Rocco. Occhio al possesso argentino. Palla profonda di Di Maria. La rimette in mezzo. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. La mette in mezzo di Dybala. Nulla da fare. Vertonghen. Vertonghen. Witzel. Puntuale qui il difensore nel recupero. Perez. Ci sono metri a disposizione. Otamendi. Attenzione a Messi. Perez. Tiro respinto dal difensore. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio al Kun Agüero. Dybala. Palla vagante adesso. Messi. Pericolo, ecco il tiro. Super il portiere qui. Chance da calcio d'angolo per cercare il gol vittoria. Occhio al cross di Dybala. Poteva far di meglio su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Hazard. Belgio si avvicina all'area. Avanza, palla al piede. La mette in mezzo.
Di Maria. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Guadagna metri il Belgio. Mercado. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. È riuscito a superare il proprio marcatore. Asa! Il portiere dice di no. Sarà corner per il Belgio. Pallone in mezzo. Company! Non stanno offrendo la loro miglior prestazione oggi, ma hanno avuto comunque la forza e il cinismo per trovare il gol del vantaggio. E gli avversari masticano amaro, giustamente direi, almeno per quanto visto finora. C'è tutto il tempo comunque per recuperare, non devono scoraggiarsi. Il portiere c'era arrivato, ma non è riuscito a evitare il gol. Partita che riprende col vantaggio del Belgio. Un altro ottimo tocco. Dybala. Mercado. Lionel Messi. Avanza qui l'Argentina. Witzel. Fellaini. Lukaku. Fellaini. De Bruyne. Palla vagante. Angel Di Maria. Hanno spazio per andare in contropiede. Lionel Messi. Mascherano. Agüero. Messi. Tentativo di Agüero. Ci ha messo una pezza qui il portiere. L'arbitro vede il calcio in angolo per l'Argentina. La mette in mezzo Dybala. Sicuro il portiere che allunga oltre la traversa. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio in angolo. Palla toccata corta. Dybala. Si chiude il primo tempo. Argentina che controlla il primo pallone di questo secondo tempo. Mascherano. Perez. Occhio al possesso argentino. Attenzione a Messi. Prova il Kun. Vedremo se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina per trovare il gol del pari. Tocca per il compagno. Mascherano. Lo ferma ma non controlla. Perez. Ha tentato il colpo di tacco. Kevin De Bruyne. Meunier. Difende bene il pallone. Si avvicina all'area. Comodamente recupera il pallone. Kun Agüero. E possono ripartire. Prova Messi da fuori, non trova la porta. Questa è l'ennesima occasione sprecata per loro. Angel Di Maria. Mascherano. Avanza ancora l'Argentina.
Kevin De Bruyne. Lukaku. Lukaku cerca la rete. Occasione. Occhio a De Bruyne sul secondo palo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Mascherano. Ha recuperato il pallone. Hazard! Palla vagante. Sbaglia tutto. Pallone che finisce sul fondo. Perez. Witzel. Fellaini. C'è il... punizione a favore del Belgio. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova da casa sua. Fuori di poco e sarebbe stato un gol fantastico. Marcos Rocco. Perde palla. Buono il dive by. Marcos Rocco. Messi. Perez. Mascherano. Guadagna metri. Messi. Interrompe l'azione pericolosa. Chadli. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. De Bruyne. Meunier. Fellaini. Mercado. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Lionel Messi. Buono il recupero, possono ricominciare. Belgio si avvicina all'area. Mascherano. Messi. Kun Agüero. Angel Di Maria. Perde palla. Perez. Chiude bene il triangolo. Mascherano. Occasione. Il difensore è un muro su questo tiro. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Mette in mezzo di Ba. Courtois con i pugni allontana. Ah certo. Il riflesso controlla il pallone con sicurezza. Occhio al possesso argentino. Alderweireld spazza il pallone. Siamo nei minuti finali. Partita ancora aperta. Ogni errore può essere decisivo. Meunier. Lukaku sta provando a stringere i denti, cerca di rimanere in campo. Vediamo se c'è qualche movimento in panchina. Andiamo da Matteo Barzagli. Credo che si sia distorto la caviglia, ma l'infortunio non sembra tale da obbligarlo a chiedere il cambio. Perfetto Matteo, sottolineatura importante questa. Occhio al Kun Agüero. C'è il tiro di Messi. Sarà calcio d'angolo per l'Argentina. Marcos Rocco. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è sotto di un gol, quantomeno verso il pari. Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita, visto quanto manca da giocare. Di Maria. Ancora 4 minuti da giocare. Prova ad accelerare De Bruyne. La mette bene dentro De Bruyne. Difesa che fatica a spazzare via palla. Di Maria.
Lionel Messi. Occhio al tiro. Replay ingeneroso nei confronti dell'attaccante, che ci mostra di quanto sia uscita la conclusione precedente. L'ha colpita davvero male, Pier, dai. Gli è mancata la lucidità, la freddezza necessaria al momento di concludere la rete. No, non va bene. Altri 120 secondi da giocare. Attenzione a Messi. Occhio al tiro di Messi. Tiro e respinto. Ed è Nasa. De Bruyne. Partono in contropiede. Con questa palla punta la porta. De Bruyne! Che gol! Splendida rete! E adesso c'è veramente un margine pesante di vantaggio. Non si fermano nemmeno nel recupero al risultato che sembra acquisito. Capisco la voglia di dare spettacolo, in questi casi però forse sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca per rispetto alla squadra avversaria. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Angel Di Maria. L'arbitro dice che può...